Troviamo oggi a Marina Cara de' Medici, il porto di Castiglioncello Rosignano Marittimo, uno dei porti più tecnologici e importanti della regione toscana. È un porto di 650 imbarcazioni, un borgo commerciale con 60 negozi che offre bar, ristoranti e quant'altro. È un porto moderno che ha creduto e continua a credere nell'innovazione tecnologica con investimenti sempre costanti in tutto ciò che riguarda la digitalizzazione. Digitalizzazione che ci permette di essere un porto al passo coi tempi e con un mercato sempre più europeo. Il territorio toscano parla da solo, offre una campagna spettacolare, siamo vicini a Bolgheri, ci sono le vigneti, tutto ciò che riguarda la campagna toscana. Pochi minuti abbiamo Livorno, c'è Pisa, c'è tutta la parte della costa di Marina di Bibbona, che sono i punti turistici più importanti della regione toscana. Marina Cara de' Medici fa parte del Consorzio Marina della Toscana, un consorzio nato l'anno scorso per la necessità sempre più marcata delle strutture portuali di aggregarsi in una rete che li porta insieme a proporci a un mercato internazionale. Da singoli non si vince, uniti si può vincere, il mercato internazionale è vario, io lo dico sempre, la Toscana in modo particolare è al centro del territorio italiano, l'Italia al centro del Mediterraneo, il mercato del futuro della nautica è un mercato internazionale. Solo uniti possiamo partecipare alle fiere internazionali, tutte le manifestazioni per proporre il territorio e non solo la singola struttura. È importante che la Regione Toscana lavori in sincrono, da qui il Consorzio Marina della Toscana che si inserisce nei progetti Costa Toscana e Isola della Toscana per portare l'intera linea di costa su area vasta a un mercato internazionale.